Questo ti propongo un giochino, che è quello di immaginarti una giornata, un pomeriggio, una mattina tipo di un cittadino che sta utilizzando Bimbuv e i servizi Mobincom. Quale potrebbe essere il mondo nuovo che gli si prospetta? Allora, potrebbe essere un mondo in cui intanto magari se abita fuori città decide se partire con la macchina oppure partire col treno comprando direttamente il biglietto via cellulare. Se decide di partire in macchina, quando arriva in città ha la possibilità di parcheggiare o sulle strisce blu o in un parcheggio in struttura pagando direttamente col cellulare e non rischiando di prendere una multa. Magari in un parcheggio di prossimità di quelli diciamo non centrali, dopodiché ha la possibilità di comprarsi comodamente un biglietto dell'autobus, portarsi in centro, sempre con il cellulare comprarsi un biglietto di un museo o del cinema. A quel punto potrebbe al ritorno, quindi con i mezzi e poi pagato il parcheggio, potrebbe arrivato a casa, per esempio, non so, ricordarsi che si è dimenticato di pagare la polizza assicurativa o un tributo che doveva pagare entro la giornata e per esempio poterlo pagare comodamente col cellulare senza rischiare di incorrere una sanzione. Quindi basta stress. Esatto. In questa stessa logica, se invece fosse un turista, fra i vari inneschi di acquisti di biglietteria di trasporto piuttosto che di biglietteria culturale, potrebbe addirittura, per esempio, comprare direttamente una camera d'albergo al prezzo migliore, nel punto più vicino a cui si trova. Ecco, se invece io utente mi trovassi di fronte a un cartellone stradale che mi invita ad acquistare qualche cosa e in quel momento sono talmente emozionato che vorrei farlo subito, ci potrebbe essere una soluzione da parte della vostra piattaforma in questo? Assolutamente sì, allora è previsto le forme, quindi i canali d'acquisto possibili da un punto di vista funzionale sono diversi a seconda dei servizi, quindi l'utente può acquistare via SMS, via app, via QR code e in tanti altri modi. In particolare la modalità di acquisto tramite QR code, per esempio, consentirebbe di far diventare una advertising, una pubblicità, ad esempio su un cartellone, per non so, un concerto viva, e quindi sul cartellone potrebbe essere apposto un QR code certificato ai fini dispositivi, quindi un QR code Bmove. Con l'applicazione by Bmove lo potrei inquadrare, scegliere quanti biglietti voglio e comprarli in modo immediato con il mio cellulare, quindi con una logica di impulso, diciamo. Quindi se io vedo qualcosa in giro che attira la mia attenzione, non solo riscatto la foto col mio cellulare, ma addirittura se c'è un QR code, quindi quei codicini un po' strani che vedo applicato sopra, potrei già addirittura comprarlo, prenotarlo, eccetera. Esattamente, posso già addirittura comprarlo, prenotarlo, farmelo arrivare a casa. È importante però dire che i QR code che usiamo quindi con finalità dispositive e non con finalità informative e marketing, che è la modalità con cui fino ad oggi sono stati usati i QR code, sono QR code certificati, quelli ai fini dispositivi. Quindi non sono dei QR code qualunque, se provo a leggerli con altri lettori non riesco a leggerli, se li leggo con il lettore by Bmove che è finalizzato ai fini dispositivi, allora riesco a leggerli e riesco a portare a termine la transazione. Questo è molto importante perché il QR code deve essere certificato, perché immaginate il rischio che c'è nella posizione di un QR code, per esempio all'esterno in una zona non presidiata. Se qualcuno appiccicasse un QR code che sembra uguale ma non lo è e che mi porta a una pagina di phishing, che mi porta a un contenuto sconveniente o quant'altro,
ci sarebbe un problema di immagine gravissimo e anche problemi di frodi potenzialmente. Quindi certo, è fondamentale che i QR code vengano certificati da un server di certificazione con un meccanismo di triangolazione che noi abbiamo. Quindi adottato. Un altro dei vostri valori aggiunti come Movincom è quello di garantire la sicurezza e di garantire anche la privacy delle assolutamente, transazioni. Assolutamente sì, tant'è che di fatto la transazione avviene semplicemente sulla base del numero di cellulare ordinante. E da un punto di vista di sicurezza l'elevato livello di sicurezza è garantito da quella che negli ultimi documenti di normativa di Banca d'Italia viene chiamata autenticazione a due fattori, quindi non semplicemente user ID e password, che è qualcosa che so e che quindi è fisciabile, quindi è rubabile in termini semplicemente di contenuti, ma è qualcosa che ho è la mia SIM da cui parte la transazione e quindi il cellulare viene riconosciuto sulla base del vettore telefonico, mentre il qualcosa che so è il mio codice di sicurezza che viene criptato. Quindi mettere insieme un dato che proviene da una portante telefonica più un codice di sicurezza digitato e criptato dà la sicurezza a due fattori, che è diciamo uno dei più alti livelli di sicurezza possibile. Quindi quello che ci si prospetta da oggi in poi è meno stress. Assolutamente. La cosa importante adesso è puntare molto sulla comunicazione. È fondamentale e su questo ci stiamo impegnando molto insieme ai nostri esercenti, che sono soci del consorzio, a comunicare sempre di più e sempre meglio verso gli utenti e verso i cittadini, in modo che sempre più persone sappiano che esiste questa possibilità di ridurre lo stress. L'ultima domanda è: il vostro consorzio si rivolge a quale tipologia di clienti, di merchant, di esercenti, come li chiamate voi? Allora, ad oggi di fatto il consorzio, allora, di base si potrebbe rivolgere a qualunque tipo di esercente. Diciamo che ad oggi il focus è soprattutto su esercenti di dimensioni medio-grandi, quindi che siano in grado poi di erogare il servizio a un numero di persone molto alto, e ad esercenti che vendano beni o servizi che acquistati in mobilità assumano un valore particolare per l'utente finale. Quindi il concetto fondamentale è questo: fare in modo che l'acquisto in mobilità per l'utente finale gli dia un vantaggio, come dicevamo prima. Mi evita la coda, mi evita lo spostamento in macchina, mi evita la multa, mi evita il problema delle monetine, eccetera, eccetera. Quindi quello è l'elemento fondamentale. Sicuramente nel tempo la granularità degli esercenti a cui ci rivolgeremo comincerà sempre più a diminuire, quindi arriveremo a esercenti anche magari a dimensioni medie, medio-piccole. Bene. Ti ringraziamo molto e ovviamente facciamo un grosso in bocca al lupo a questa esperienza nuova e importante. Grazie. Grazie.